Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti a Lidl e all'MD. Sono stata a Lidl perché dovevo fare delle spese a Caltagirone e poi siamo passati all'MD quando sono stata a Catania, quindi vi metto tutte e due insieme. Allora, per quanto riguarda il Lidl, allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo, che è per disinfettare, per pulire le superfici, elimina il 99,99% di acari e microbi, è per lavare le superfici e tutto, ed è questo, ve lo faccio vedere proprio da vicino. E questo ce l'ha anche mia comare e dice che è buonissimo. Ovviamente è un'altra marca quello che c'ha lei e lei si trova benissimo con questo tipo di prodotto. Allora, io uno di questo già ce l'avevo, questo vaporetto, l'avevo prestato ad una vicina di casa e poi non so cosa sia successo, me l'ha riportato rotto, mi ha detto guarda non funziona più e quindi poi ho deciso, vabbè, ho detto poi lo compro e poi non l'ho comprato più. Comunque è fatto così, questo è tipo bianco e grigio, dove c'è il livello tipo appena diventa verde si può utilizzare, e ci sono poi tanti beccucci, tra cui il filo ovviamente è lunghissimo, e poi ci sono vari attrezzi che poi si possono utilizzare. Io di solito facevo il bagno, disinfettavo il bagno perché il vapore è abbastanza forte, che capitava che mi bruciavo anche le mani, però io mi trovavo bene con questo prodotto e facevo anche le fughe del bagno, oppure proprio disinfettavo direttamente i sanitari proprio con il vapore, quindi con l'aria calda e tutto, si disinfettavano meglio, diciamo, dei prodotti chimici che poi si utilizzano. Poi mentre c'ero, aspettate che prendo la scatolina perché non abbiamo preso i sacchetti, mentre c'ero ho preso il lenzuolo sotto per quanto riguarda il letto dei ragazzi, e ho preso questo qui. Questi sono lenzuola con angoli, non so se dice qualcosa, perché è una specie di cotone, però non tipo estivo, non è un cotone estivo, è un po' più invernale. E siccome la stanzetta dei ragazzi è grigia, quindi gliel'ho presa a tutte e due, perché ovviamente i letti uguali, gliel'ho presa a tutte e due. Io con questi mi trovo benissimo perché io gli metto il coprimaterasso e poi questi glieli cambio sempre in continuazione, perché sudano, che è una bellezza, tipo come me adesso, con tutto tore puntato, ma si suda che è una bellezza, e quindi le lenzuola io le cambio spesso. Infatti se mi vedete acquistare sempre lenzuola per quanto riguarda la parte di sotto, è perché sono quelli che tra virgolette lavo più spesso, quindi mi capita anche in inverno che di rimanere senza, anche se adesso c'è l'asciugatrice, però siccome adesso hanno i letti grigi, la stanza è grigia e nera, io gli abbino le lenzuola anche in queste occasioni. Poi mentre ce l'ho presa una magliettina, una canotta di quelle che utilizzo io per stare a casa, una semplice canotta così, e l'ho presa tanto per, anzi nel frattempo vi dico i prezzi. Le lenzuola erano 5,99 euro ognuno, questi qua 5,99 euro ognuno. Io di norma anche al mercato li prendo tipo 6,99 euro, 7 euro, perché fanno questi prezzi. Poi la canotta l'ho presa a 3,99 euro. Poi il temperino ho preso, che è questo qui. Il temperino l'ho preso a 1,99 euro. Mi serviva un temperino perché avevo acquistato delle matite e dei colori perché volevo fare le agende, ma mi mancava il temperino, non ho trovato il temperino a casa mia, non so il motivo, ma io il temperino non l'ho più trovato, e quindi ho preso questo a 1,99 euro. E poi ho preso, vabbè, l'acqua e questo,
E la vaporella invece, la lavasuperfici, è costata 19,99. E invece quella che gli ho regalato a mia comare è costata sulle 30 euro e gliel'ho presa su Amazon. La mia invece l'avevo acquistata sui quei giornali, Bonprix, se non mi sbaglio si chiamava, o Casa Nuova, una cosa del genere. L'avevo preso direttamente dal giornale, se non mi sbaglio, sulle 20 euro. Però quella di mia comare è costata 30. Ho preso questi e poi ho preso le agende a 4,99 euro ciascuno, che sono queste. Sapete tutti che io ho un amore per quanto riguarda le agende e quindi mi piace acquistarle. E ho preso tutte e tre le fantasie che ho trovato, che sono queste così. Nella parte di dietro è così, c'è scritto i miei momenti preferiti. All'elastico e poi dentro è così, vedete, con i disegni, con le varie cose. Adesso messa così mi viene un po' male. Comunque questa è l'agenda e questa è la prima. Poi ho preso questa qua che c'è scritto i vostri posti felici via, ed è questo, ed è sempre le agende proprio. A me piacciono questo tipo di agende perché sono molto colorate e sinceramente ogni anno quando li mettono io li vado a prendere sempre. Ho una collezione per quanto riguarda le agende. Come ultima agenda ho preso questa qui con l'azzurro ed è sempre da agosto 2021 a luglio 2022 e anche questa è molto molto bella. Io mi segno un sacco di cose nelle altre agende, quindi anche queste con tutti i disegni, tutte le stampe. Se volete qualche video apposito oppure li volete vedere su Instagram, me lo scrivete che io ve li metto subito. L'ultima cosa che ho preso, vediamo se riesco a metterlo qua lo scatolino, ma che carino, magari no. Oddio, mi cade. Aspettate. L'ultima cosa che ho preso per quanto riguarda Lidl, però ancora non l'ho utilizzato, è questo ed è l'Oxygen Sun Più disinfettante per materassi e guanciali ed è questo qui. Di questi ne ho presi due, uno per me, uno per mia comare, perché questo l'ho visto sul video di Antonella, i consigli di Antonella 2, che lei lo metteva sia sui materassi che anche nei cuscini, anche nel divano, se non mi sbaglio, e lei lo utilizzava e si trovava benissimo e quindi l'ho voluto prendere proprio per provarlo. Siccome adesso faccio il cambio stagione, tutte le varie cose, volevo utilizzarlo. E, siccome anche mia comare ha problemi tipo della polvere, infatti abbiamo tolto tutti i peluche perché lei è proprio allergica. E quindi glielo volevo far provare. Se voi avete provato questo prodotto, me lo fate sapere nei commenti giù. Io l'ho preso proprio perché lei l'ha consigliato e la maggior parte dei consigli che dà Antonella ci azzecca anche nei miei riguardi e quindi acquistato subito. Poi sono stata all'MD come vi avevo già annunciato e ho preso alcune cosucce. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo bagno schiuma gigante di 2 litri al profumo di Argan. Questo piace a Carmelo perché Carmelo piace il profumo all'Argan e gliel'ho preso, era scontato. Sembra tipo Coca-Cola però. Comunque gli ho preso questo bottiglione grande a 1,39 euro, me lo sono scritto qua nel detersivo, nel bottiglione, ed è un bagno schiuma all'argan delicato sulla pelle, eccetera, eccetera. Comunque a lui piace, questa è la. Ne ho prese due, già una è in uso perché a lui piace tantissimo questa profumazione. Poi, per quanto riguarda la profumazione, io ho preso questi perché TikTok mi fa un brutto effetto. Me lo fa proprio brutto, 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 brutto questo effetto. Ho preso dei profumatori per bucato e ho preso queste confezioni così. Io in giro non ne vedo perché io l'MD lo trovo soltanto a Caltagirone o a Catania, quindi quando ci vado passo da lì. Infatti avevo preso anche delle vellutate quel giorno, buone, le ho mangiate tutte. E comunque, questa è della marca Florean ed è questa è la profumazione d'Argan. Inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti. Ah, anche per i pavimenti, non l'avevo visto. 65 lavaggi ed è 400 ml.
C'è scritto che è una valida alternativa all'ammorbidente tradizionale, in quantità minima profuma per un periodo di gran lunga maggiore, è ottimo anche come detergente per i pavimenti e superfici, in quanto l'altissima percentuale di profumo lo rende tale. In lavatrice aggiungere due erogazioni direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente e tre erogazioni per profumo extra. Invece per i pavimenti e piastrelle due erogazioni in 5 litri d'acqua. Vabbè, da provare. Se l'avete provato, scrivetemi e ditemi come vi siete trovate, di questo prodotto. Lo faccio vedere da vicino. È questo qui. Ditemi se l'avete provato e se vi trovate bene. L'altra profumazione che ho preso è muschio bianco, inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti, sempre 65 lavaggi, ed è 400 ml anche questo. E poi ho preso cascata di glicine. Io questi l'ho aperti, ve lo dico sincera, l'ho aperti, ho sentito il profumo e mi sono piaciuti, anche se la ragazza mi ha detto signora però non ti preoccupare, gli ho detto me lo sto prendendo, era per sentire il profumo. E ho preso tutte e tre le profumazioni, ovviamente non so se sono buone o meno. Se avete utilizzato questo tipo di prodotto scrivetemi un commentino perché sono molto molto curiosa. Questo... profumo biancheria 3,99 ciascuno. Sì. Poi ho preso lo sgrassatore questo qui alla lavanda a 1,89 euro, se non mi sbaglio, a 1,89 euro, ed è DAT 5 sgrassatore efficace sullo sporco e ostinato. Lo volevo provare. L'ho visto anche questo in vari video. Io sono molto curiosa per quanto riguarda i lavaggi, superfici e tutto il resto delle pulizie, se c'è qualcosa che ti rimane, sapete, tipo il profumo che rimane e tutto, io li voglio provare. E quindi a me la lavanda piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere questo sgrassatore. Poi ci siamo presi la tazza, questa qui della, è una mug, vabbè, una tazza dei Prols, e aspettate che ve la faccio vedere. Se riesco ad aprirla, io con le confezioni ne abbiamo prese due, una per lei e una per me. Io adoro questo tipo di tazze, in più ci sono anche le caramelle all'interno. Comunque la tazza in questione è fatta così, vedete? Qui c'è il troll. Chi ha avuto la mia stessa infanzia ci ha anche giocato con queste cose. Io gli pettinavo i capelli, erano bellissimi. Ora tipo ce l'ho simili i capelli. E in più all'interno ci sono anche le caramelle che mangeranno i miei figli perché io sono a dieta e non posso mangiare le caramelle. Vediamo la tazza quanto è costata. Passato di verde, vabbè, tazza 2,99 euro. 2,99 la tazza. Tazza con gele. Perché c'è scritto 10 euro allora? Boh. 2,99 c'è scritto. Poi ho preso un'altra cosa sempre per quanto riguarda TikTok. A 2,99 euro ho preso il Deo Cattura Odori detergente multisuperfici ed è questo qui. Allora, questo ve l'ho messo qui nel sacchetto, ma già l'avevo utilizzato. L'altra volta hanno comprato le uova e dentro ce n'era una marcia proprio che grondava da là dentro, uno schifo totale, credetemi. E in cucina c'era una puzza, ma una puzza incredibile. Fortunatamente ho lavato a terra e tutto sistemato, ma c'era ancora quella puzza che usciva fuori. Allora cosa ho fatto? Ho preso questo perché l'avevo acquistato e gliel'ho spruzzato proprio nella stanza, e ha fatto un profumo, ma un profumo. Cioè, una cosa incredibile, ed è rimasto lì il profumo, cioè non si sentiva più la puzza di uova, ma si sentiva questo tipo di profumo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quando mi capiterà di andare di nuovo all'MD lo prenderò assolutamente. Ed è un igienizzante 10 in 1, freschezza e floreale. Il profumo era fantastico, ma sembra un profumo proprio da donna. Ottimo, ottimo veramente. 2,99 euro spesi alla perfezione, ottimi veramente. E l'ultima cosa che ho preso dall'MD, l'ultima cosa che ho preso è stata questa, che ed è un pulitore per specchi e superfici
in metallo. Allora, questo mi è stato consigliato dalla mia vicina di casa. Mi ha detto, dice, guarda, dice, io mi trovo bene con questo qua, faccio sia gli specchi che tipo la televisione e tutte le superfici. È ottimo di qua e di là. Io gli ho detto, sì, poi lo provo. Mi fa, guarda, dammi gli occhiali. Gli ho dato gli occhiali e me li ha puliti. Cioè, una perfezione totale, ragazzi. E in più mi fa, dice, guarda, dice, come faccio la televisione. Lei stava pulendo la televisione e veramente gli ho detto: ma glielo butti così? Mi fa sì. Fa una specie di schiuma, ma voi con un panno, che io di solito utilizzo le magliette quelle vecchie, lo pulite e vi viene pulito al massimo. Io cosa ho fatto? Di questi ne ho prese quattro. Ne ho presa una per il piano sopra, una per il piano sotto, una per il garage, perché ho delle vetrine nel garage e tutto. E una gliel'ho lasciata a mio figlio per la macchina. Lui si è pulito il vetro della macchina, è diventato uno specchio bellissimo senza. E poi, soprattutto, la polvere non ritorna subito. Ci sta un bel po', prima ci pensa, prima di andarci. Ed è ottimo, ottimo veramente. E questo è costato 1,89 euro. Infatti, poi mia nipote è andata poi a Catania per faccende sue e ovviamente le ha comprato sia per lei che per mia mamma, per mia sorella, per tutti, perché si è trovata bene, perché siccome mia comare l'aveva acquistato e lei l'ha provato e lei si è messa a pulire la macchina di suo marito. È venuta uno specchio, ma veramente lucido quello specchio, e soprattutto non ci sono quelle righe, sapete, tipo quando lo fate tipo con il panno, che certe volte ci sono le righe e tutto, li toglie una esagerata. Io ho fatto sia lo specchio che c'ho nella camera da letto e sia le porte, perché ho le porte in legno che hanno il vetro, e quindi prima le ho lavate, disinfettate e tutto, e poi le ho passato questo con poi la maglietta che ho tolto tutta la schiuma. È venuta una perfezione, poi un profumo, ma un profumo che emana, bellissimo, veramente, ve lo consiglio. Io questi prodotti ovviamente ve li consiglio, alcuni perché li ho provati, gli altri ovviamente ditemi voi se sono buoni o meno. Io vi aspetto tutti nei commenti perché sono molto curiosa di sapere se questi prodotti sono buoni, se non sono buoni. La curiosità ovviamente è di donne, quindi io voglio sapere se sono buoni come prodotti. Vi aspetto giù nei commenti, vi raccomando. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!